Allora, siamo in griglia con i ragazzi della Didi, è la prima delle tantissime competizioni che andrà in onda, Trofei Moto Estate, li vediamo pronti, il nostro Fabio, ecco lì che ci saluta, tutti quanti i ragazzi, gli ombrelline, abbiamo la musica, abbiamo il nostro suono, il rintocco, perché ci saranno 9 giri, di cui 2 che saranno di preparazione, c'è tantissima competizione bagarre per i ragazzi dell'Octo Cup. Tra poco vediamo Chiara, anche lei che prepara, assiste tutti quanti i piloti che stanno a preparare Sirtoli, ci sono tantissimi piloti che si vanno a giocare qualcosa, uno di loro purtroppo non è Jacopo Gullà, che è caduto in quel di Magione, Ivo Arnoldi che si sta preparando, abbiamo Samuele Bertolasio davanti che si va a giocare davvero tanto per quanto riguarda la competizione. 9 giri, di cui 2 di preparazione, possiamo inquadrare anche l'asfalto che si sta asciugando, c'è stata tanta competizione. Qui abbiamo Emi, Emi vieni qua dai, questo è un contenuto che andrà extra per noi. Emi, chi è che si va a giocare qualche cosa a livello di competizione? Vabbè, la 600 fra Michel Forgione e Paolo Sirtori sono a pari punti, e poi anche nella seconda e terza posizione della 1000 c'è tanta bagarre, ragazzi sono carichissimi, ieri sono andati fortissimi, calcolate fra i primi 3 della 1000 a 3 decimi uno dall'altro. Allora, lo spettacolo sta per arrivare, tra un po' Emi sale su con me a commentare. Ciao ragazzi! Ciao! Tutto pronto per la gara dei nostri ragazzi della Didi, sono con Emiliano Malagoli e Luca Guerzoni. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao Gianluca! Allora, che cosa si giocano? Guarda, intanto lo sappiamo che la partenza non è una partenza normale, ma con la safety car che li abbandona, Bertolasio davanti, vai, andate voi un po' a nastro, voglio sentirvi. Terza gara di campionato, l'ultima e definitiva che andrà a delineare le classifiche, sia nella 1000 che nella 600. Abbiamo 14 piloti al via, 7 nella 1000 e 7 nella 600. 2 wild card, uno nella categoria 1000, Lorenzo Picasso, e uno nella categoria Jerry De Falco. Sono già partiti, guardiamo. Bertolasio davanti, vai Luca! Nella 600 volevo ricordare che ci sono Sirto e Forgione che si stanno giocando il campionato, sono a pari punti, che hanno fatto delle gare fenomenali, sono stati tutto il weekend a 3 decimi l'uno dall'altro, una volta avanti uno, una volta quella davanti quell'altro, e stanno continuando a combattere, sono già partiti incollati con Sirtoni davanti e Michel Forgione che lo sta cercando di inseguire, subito di insediare già la prima gara. Che se ne sta andando, giusto? Sì? Vediamo già, vediamo nelle 1000 Bertolasio che sta prendendo già il largo, seguito da Picasso, come stavo dicendo, al rientro dopo 2 anni. A Bertolasio gli basterebbe arrivare in fondo, ma vedo che non ha nessuna voglia di accontentarsi del traguardo e basta, ma vuole vincere anche questa gara. Ha vinto le precedenti 2 a Magione. Ivo Arnoldi, intanto lo vediamo on board, terza posizione, vai Luca. Ricordiamoci anche di Gullà, che ridendo e scherzando ci deve mettere sempre lo zampino, che Gullà sta continuando a cercare di combattere per arrivare lì davanti, nonostante i primi della 1000 siano veramente arrabbiati, vogliono prendersi questa gara nonostante l'asfalto bagnato, le condizioni. Bravo, fammi dare questo dettaglio tecnico, poi arrivo da Emi. Asfalto bagnato, ha piovuto tutta la notte, però sembra che abbia assorbito bene. I ragazzi, mi sembra, anche perché sono stati i primi a scendere in pista, che hanno una loro performance e hanno già iniziato a girare su buoni ritmi. Vai Emi! Sì, ricordo che qua abbiamo ragazzi di tutte le disabilità, il nostro campionato, l'Octo Cup, è organizzato dall'organizzazione Diversamente Disabili, dall'associazione Diversamente Disabili, paraplegici, amputati alle braccia, amputati alle gambe, plessolesi, perciò abbiamo tutti i ragazzi che, ricordiamo, è ancora più difficile in una situazione di pista incerta come in questo momento. Arnoldi e Picasso si stanno divertendo come i pazzi. Luca, come vedi questa sfida? Io vedo che si sorpassano e si controsorpassano, hanno un bel ritmo. Hanno un bel ritmo ed è incredibile, soprattutto Lorenzo Picasso, che dopo 2 anni di assenza dalle gare, paraplegico, è ritornato a bomba, perché appena messo le ruote in pista ha fatto segnare i tempi più veloci di tutto il weekend. Assolutamente, sì. Vai Emi, guarda, sì, Albert, sì. Milanese, c'è un onboard con Albert Milanese, guardalo. Bella bellissima la lotta fra Albert e Dado Caruso. Albert Milanese è il primo anno che corre, e invece Corrado è il primo anno su una 1000, sulla BMW, mentre Albert, come avete visto, una bellissima Ducati V4. Entrambi parliamo della stessa disabilità, tutti quanti, io sono plessolesi sul braccio destro, quindi hanno dovuto spostare sia il gas che il freno che la frizione, ormai inutile nel moto da corsa di oggi, però tutto sulla sinistra, ed è una cosa veramente assurda perché guidano, sembra sulle uova, invece sono proprio convinti, sì. Arnoldi è ripassato, guardatelo, Arnoldi è ripassato, che sfida tra Arnoldi e Picasso, ragazzi, siamo al terzo giro, se le stanno dando di santa ragione come delle bestie. Emi, vai!
Sì, Arnoldi diciamo che è il primo campionato che fa con noi, lui ha un passato da pilota diciamo professionista, ha fatto anche una 24 ore e in quest'ultima gara già dalle prove è arrivato veramente veramente convinto, si vuole giocare la vittoria, anche se Bertolasio ha già allungato abbastanza. Questi sono Sirto e Michel? Attenzione, stavo proprio interrompendovi, scusate, perché ho visto Michel Forgione che sta cercando di andare a prendere Sirto in questo momento. Lo sta braccando e cerca di infilarsi, ma Sirto sta continuando a tenere chiuse tutte le porte, incredibile. Faccio una domanda da profano, ma chi arriva davanti vince la classifica di competizione, giusto? Quindi proprio sfida. Chi è che è davanti tra i due in realtà? Chi parte davanti? Assolutamente partito davanti. Vai, Baby, scusa. Sono a pari merito, chi vince questa gara vince il campionato. Pazzesco ragazzi, sembra la Formula 1 Verstappen Hamilton l'anno scorso, chissà che non succeda come l'anno scorso con tutto quel disa, mamma mia! Addio, no! Michel Forgione, facciamo un po' di cronaca ragazzi, purtroppo Michel nel tentativo di entrare, intanto vediamo lo stacchetto che ci ricorda il blocco, Michel purtroppo nel tentativo dello stacco della prima curva in quel di Varano è andato completamente addosso. Sì, dispiace, ma qui siamo già sulla seconda ripartenza dove Picasso passa in testa davanti a Bertolasio, subito Picasso fortissimo, si vede nella prima partenza, ha studiato bene la partenza di Bertolasio e l'ha passata alla prima curva. Rassicuriamo tutti, la caduta nulla di grave, noi ci eravamo preoccupati in quel di Varano, però poi sono arrivati tutti, c'è una bellissima scena, se questa me la fate raccontare ragazzi al di là della gara, perché erano Michel e Sirto, giusto? Sirto era quello che se l'ha fatto meno male tendenzialmente, però visto che proprio si è fermato ad aspettare Michel Forgione per rassicurarsi che non avesse nulla, vero Luca? Noi abbiamo visto la scena proprio... Questo è gran fair play e noi l'abbiamo vista proprio dalla cabina di commento, Sirto nonostante sia stato preso in pieno da Michel per un tentativo di sorpasso ha comunque aspettato il suo, chiamiamolo compagno, perché qua si corre e siamo tutti compagni, e quella è la cosa veramente veramente interessante, ecco, veramente piacevole. Bella, attenzione perché si riapre la 600 con questo incidente, entrambi sono fuori, quindi bisogna guardare sia Bitocchi che Remo Marinato che anche Ivo il Jerry De Falco che ha fatto una wild card, bisogna vedere perché potrebbe cambiare tutta la situazione. Tanto guardate come è cambiata anche la gara, mi chiedo a te, incredibile perché Picasso è passato davanti, ora Bertolasio magari dopo lo passa, però si è fatto un giro davanti. Sì. Sta andando molto molto forte, si vede la pista asciutta, sta prendendo confidenza, sicurezza e veramente veramente sta andando forte. Qui vediamo Raffaele De Luca e Vito Pisanello, anche loro sono vicinissimi sui tempi, sono molto vicini. Vito Pisanello rientrato quest'anno da un grosso infortunio, Raffaele De Luca è il suo primo anno e ha fatto miglioramenti incredibili, perciò è tutto l'anno che duellano insieme Pisanello e De Luca. E aggiungiamo il fatto che nella 600 purtroppo mancano anche dei grandi nomi, anche nella 1000 come Luca Lunghi che ha rotto il motore e Omar Bortolacelli che doveva tornare alle gare dopo tanto tempo, che se la giocava con Jerry che avevano gli stessi tempi, però purtroppo anche lui gli è caduta la valvola, ragazzi, succede. Qui rivediamo ancora Albert che è ancora ingarellato con Corrado Caruso, tra loro una sfida infinita per tutta la stagione, sta continuando anche in questa ultima gara. Ma guarda anche la pulizia, come affrontano bene. Lì davanti è incredibile perché Picasso è rimasto davanti, si fa un altro giro davanti. Secondo me però adesso si ingrifa Bertolasio e gli passa, e lo passa. Eccolo, l'hai chiamata. Eccolo. Staccata. Staccatona, ma tra l'altro anche dietro tengono, cioè veramente... questo è Ivo Arnoldi, giusto? Sì. Mamma mia ragazzi, che bella gara però, bella combattuta, eccolo qui Dado Caruso. Li stiamo vedendo davvero tutti quanti, uno dietro l'altro, rapida successione, che bello. Anche poter dare spazio anche magari a chi non riesce a essere competitivo davanti, però dietro se danno di santa ragione, noi l'abbiamo sempre detto. Dietro se le stanno dando un sacco, anche perché Corrado appunto sta continuando ad abbassare i tempi, come veniamo dai monitor anche, e il milanese non si arrende, stanno viaggiando più veloci di quello che hanno fatto in qualifica quasi. Sembra proprio dello stesso ne è andato, E anche loro due si giocano la terza posizione in campionato, perciò anche un importante traguardo per tutti e due. Guarda chi c'è qui, Remo! Grandissimo Remo Marinato, alla sua terza gara. E Remo Marinato, una particolarità, corre senza protesi, dal lato destro voi non vedete la gamba, proprio niente attaccato alla moto.
Mannaggia lui a quanto è pazzo Remo, lo sa. E solo adesso, se non sbaglio, è in testa alla gara delle 600. È proprio lui che sta, sì, che sta tirando avanti nelle 600, è il primo classificato con dietro Bitocchi. Perciò bisogna capire per il campionato chi è che l'avrà vinta. Intanto ottavo giro, Luca, però Bertolaso adesso ha deciso di fare, di andarsene. Ci sta provando, assolutamente sì. Vediamo Ivo che c'è qualche difficoltà probabilmente, non riesco a capire se ha qualcosa alla moto, però girava su tempi un pochino più veloci questo weekend, in tutto il weekend di gara. Adesso vedo che sta abbassando un pochino, non so dirti come mai, non so se ha qualche inconveniente alla moto. È vero. Non sembra infatti che non possa battagliare per la prima posizione. Però Luca, anche, non so, neanche a te chiedo, anche Picasso che è stato avanti quei due giri e sembrava poter contenere, è un po' come se o si fosse accontentato o non ne ha più. Oppure come se chi è questo dritto? Qualcuno ha fatto un dritto, ma penso che nulla di che. Eccolo qua, Ivo Arnoldi, anche lui, però secondo me si è accontentato, ragazzi. C'è già un po' di spazio davanti, c'è un po' di deserto. Io, guarda, per tornando a Picasso, credo che si sia accontentato, perché ieri, entrando così di botto, ha fatto subito una qualifica, una pole position tremenda, e poi purtroppo la stesa, quindi magari oggi ha deciso di conservare, di essere un pochino più conservativo. Mi tengo il secondo posto anche in vista, credo, ragazzi, sì. Però visto che si stanno un po' cristallizzando le posizioni, faccio qualche domanda. Emi, qual è l'obiettivo per l'anno prossimo per i Didi? Sempre partecipare? Volete sempre venire qui con i ragazzi del Moto Estate? Sicuramente siamo stati benissimo a tornare quest'anno con il Moto Estate, con Filippo, con tutta l'organizzazione. Ci troviamo bene nel paddock, con gli altri piloti, con gli altri ragazzi. Siamo veramente, è un allargamento del nostro gruppo, perché vedo che anche gli altri piloti fanno gruppo, stanno insieme, perciò è un bell'ambiente e spereremo il prossimo anno di tornare, e stiamo studiando di fare doppia gara per ogni circuito. Nel solito attenzione, mi scusa se ti interrompo, Emi, attenzione che Milanese stava cercando di riprendere su Caruso, hanno abbassato di un altro secondo ulteriore dai loro migliori tempi del weekend di gara. Sono veramente agguerriti, vogliono per forza combattere. Ma anche Arnoldi e Gullà li vedo vicinissimi, veramente attaccatissimi. Guardiamo se Gullà riesce a superare Arnoldi, perché anche qua si giocano delle posizioni di rilievo. Siamo all'ultimo giro, ragazzi. Gullà è incredibile, si è messo lì, ha aspettato, ha fatto una gara d'attesa, ma adesso gli ultimi giri sta tirando fuori una gaina pazzesca, cioè ha recuperato una marea di tempo di Ivo Arnoldi. Probabilmente anche Ivo si era contento. Adesso vediamo, questo è bello anche questo slow motion, intanto andiamo anche a vedere un po' le immagini dietro, c'è qualche doppiaggio da compiere, anche perché evidentemente c'è qualcuno che se la prende proprio con calma, quindi ci prende una mazza. Ma la realtà è che alcuni giustamente vengono e lo dicono, veniamo, ci vogliamo divertire, siamo lì tranquilli e sereni, mentre siamo al final lap, ragazzi, ultimo giro. Bella vedere anche sta scena dei Marshall che applaudono tutti i nostri ragazzi che stanno correndo col cuore, molto molto bello, toccante. Bellissimo, è vero. Ma io guarda, ho deciso, questo Emi lo sa, abbiamo fatto diverse interviste anche l'altra volta, non ci siamo presi troppo sul serio, perché alla fine sono loro stessi che non si vogliono prendere sul serio. Se dovessimo raccontare degli aneddoti di quello che combinano ai box, io una volta sono entrato a Magione, ero un po' preoccupato, questi avevano la musica a tutto volume, facevano i pazzi, ed è la cosa più bella forse, se la ride il buon Luca, voi non lo vedete, io lo sto vedendo tutti quanti, in realtà siamo collegati su Zoom e stiamo facendo la cronaca su Zoom, che è la cosa più bella. Guardate qui un bellissimo primo piano, un bel di Raffaele primo Luca, piano di Luca, eccolo, attenzione alla bandiera scacchi, ragazzi, vince Samuele Bertolasio. Ce l'ha fatta, l'ha spuntata anche questa volta, 3 gare su 3, 3 pole position su 3, 3 giri veloci su 3 gare, grandissimo Samuele, che lui fa anche il campionato europeo, sarà impegnato a Jerez secondo, per l'ultima vediamo gara. Chi arriva terzo, raga, e la spunta Arnoldi per un Ivo po' Arnoldi riesce a resistere, attenzione, riesce a resistere Ivo Arnoldi. Gullà adesso 4. Vediamo se arriva. Vediamo se dall'ultima curva uscirà prima dato. Ribadiscimi prima tu, ecco qua, infatti ci arrivano qua le immagini, poi tra un po' linea alle classiche interviste. Andiamo soltanto con la classifica finale, vince Bertolasio, secondo Picasso, terzo Arnoldi, giusto? Giustissimo. Grazie ragazzi, grazie Luca Guzzoni. Grazie ciao a ragazzi. Voi, grazie, ciao. Grazie a tutti, ciao! Velocemente con Albert Milanese, ciao Albert, com'è andata? Ma è andata bene, dai, abbiamo difeso un attimo la posizione che erano nelle prove e sinceramente, dai, ho lottato per arrivare, diciamo, dietro al mio compagno, però è andato un po' più forte, quel decimo in più già nelle prove già l'aveva e quindi
abbiamo chiuso così, insomma. Aspettate e aspettate? Allora, adesso penso all'Europeo, l'ultima di Jerez, e poi a un nuovo campionato italiano che si terrà nel 2023. Noi siamo partiti da poco, siamo cresciuti da poco, quindi cercheremo di fare il nostro meglio. Tanta roba, grazie Albert, ciao. A voi, grazie. Ciao. Com'è andata, Ivo, contento? Sì, molto molto, sono felice, dai, è andata bene, erano velocissimi gli altri due, bravi bravi, e ho fatto del mio meglio. Sì, poi avete subito quella ripartenza un po' così. Beh, purtroppo ci spero non si sia fatti male i ragazzi. No, tutto a posto. Tutto a posto, bene bene, sono contento, dai. Grazie a te, Ivo, grazie, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Dado, contento? Molto molto, sono riuscito a finire la gara bene, un nuovo circuito, campionato terzo in classifica, primo anno a 1000, quindi bellissimo. Avevi paura della pista bagnata? Soprattutto, no, più che bagnata è quando è un po' e un po', che è la cosa più pericolosa, perché con le gommerenze bruciano, con le slick scivolano, quindi avevo paura di trovare qualche zona bagnata, invece fortunatamente è asciutta, quindi. Sì, infatti tanti dubbi all'inizio, però poi alla fine è andata bene, dai. Tensione tantissima all'inizio, poi è andata benissimo, benissimo. Bravissimi tutti, grazie, ciao, ciao. Ciao, ciao. Quanto sei contento? Tantissimo, però come dico sempre, questa gara va in... prima cosa per Alessandro che sta lottando, e poi una gara che doveva essere combattuta tra Michel e Paolo. Mi dispiace per loro, questa vittoria la dedico a loro tre. Sono contento, però allo stesso tempo la dedico a loro tre. Ci hai toccato ancora una volta. È così, però quest'anno concludo così e vedremo se il prossimo anno continuare o no, non lo so. Non dico più niente perché ci hai toccato. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Ciao a tutti. Beh, l'hanno detto loro, io non capisco più niente, per non dire un cazzo. Ma cosa hai combinato? Non lo so. Ho vinto la gara a 600. Hai vinto? Me l'hanno detta loro, io non ci credo ancora, però vabbè. Maledettamente sì. Ho visto abbracci, baci e tutto. Ho vinto, basta, adesso non dico più niente. Ho delle persone a cui dedicarlo là. Una è Dani, uno è papà di una mia grandissima amica. L'altro è un augurio grandissimo ad Alessandro Chiarelli, che sta lottando per la vita ed è uno di noi, sta lottando. Forza Ale, siamo tutti con te, cazzo, nel cuore. E ora grande Remo! Grande Remo! Grande Remo! Grande Remo!